Sto disperatamente cercando di smaltire un po' di arretrati di lettura e sono davvero tanti e il tempo per leggere è sempre poco, insomma, i soliti discorsi, perché poi tendiamo a scrivere soprattutto, tendiamo a vedere serie TV, film, tendiamo a cazzeggiare sui social e la lettura passa sempre più in secondo piano anche da chi si considera un lettore forte come me. Però mi sono messo di buzzo buono e quindi la sera sto recuperando un po' tutti i libri e gli ebook che ho comprato, dando la precedenza, non so di preciso perché, ma quelli che ho comprato nelle fiere. E questa volta è stato il turno di Grosso Guaio a Rozzangeles, esattamente così, Grosso Guaio a Rozzangeles di Francesco Nucera, Nero Press Edizioni. Ve lo mostro. Questo qui l'ho comprato a Strani Mondi e credo di avervelo fatto anche vedere in una foto o in una storia Instagram di quei giorni. Ok, Grosso Guaio a Rozzangeles, Francesco Nucera. È uno scrittore milanese come me, qualche anno più giovane di me, beato lui, che Rozzano lo conosce bene perché Rozzangeles chiaramente fa il verso a Rozzano e il titolo fa il verso a Grosso Guaio, Guaio a Chinatown. Il che qualcuno di voi che ha la sfortuna di essere un mio lettore si ricorderà forse che io stesso ho scritto una sorta di cosa che nel titolo richiama a Grosso Guaio Chinatown, che è Grosso Guaio in Paolo Sarpi. Ma il mio è un romanzo breve di genere supereroistico. Questo è un urban fantasy molto divertito, molto divertente, con delle sfumature sicuramente horror, ma molto dinamico. E diverso dal mio, insomma. Dicevo, Nucera ha un suo stile, inutile negarlo. Gli piace cimentare le cose nerd, le atmosfere nerd, i richiami al mondo nerd e a trasformarli in romanzi, appunto, che cercano di avere un ritmo hollywoodiano, cinematografico, con ambientazione italiana, prettamente milanese. E divertiti come possono essere, potevano essere per esempio certe horror comedy degli anni 80 e 90 che ben conosciamo. Per esempio il suo titolo precedente, vi dico solo come appunto si intitolava, Nerd Anti-Zombie. Quindi siamo sempre dalle parti del divertito divertente, pur richiamandosi ai topoi della narrativa del fantastico. Grosso Guaio a Rozzangeles è un urban fantasy, dicevo, vi leggo la quarta di copertina, così lo inquadrate subito. Al mondo c'è molto più di quello che vediamo e Filippo l'ha scoperto a sue spese. Tutti i mostri che da bambino hanno animato la sua fantasia sembrano aver deciso di trasferirsi a Rozzangeles, Rozzano. Licantropi, vampiri, stregoni e altre creature paranormali hanno deciso di ammazzarlo, ma la cosa più bella è che Alessandro, suo inseparabile amico, non sembra notarli nemmeno quando questi provano a sbranarlo. Più il pericolo è grande, più Filippo si preoccupa, più Alessandro non si accorge di nulla. A toglierli dai guai ci pensa Camilla, una cacciatrice appena diciottenne. Fa parte di un gruppo millenario di guerriere, devote a Minerva, che protegge l'equilibrio tra bene e male. Bravissima con la balestra, è una frana nei rapporti umani. Da quando è bambina ha vissuto nel campo base delle figlie di Minerva, in compagnia delle consorelle e degli zii, e non ha idea di come comportarsi con i ragazzi. Maledizioni, inganni, amore, sangue, la profezia e tante tante risate animano questa avventura piena di richiami nerd. Ed è esattamente così. Senza spoilerare troppo, io direi che per una volta la quarta di copertina, a volte detta erroneamente sinossi, è precisa nell'inquadrare un romanzo che ha esattamente questi richiami. Quindi all'inizio sembra di essere un po' nelle atmosfere di Buffy. Vampire Slayer, no? Chi è un po' meno giovane conosce cos'era, sa, ricorda cos'era Buffy, ma credo che lo conoscono anche i giovanissimi perché è una sorta di icona. Poi si passa ad atmosfere comune a molte storie di urban fantasy, quindi una realtà nascosta dietro la nostra, dietro l'apparente normalità, in cui si c'erano mostri di tutti i tipi e che solo poche persone hanno modo di vedere e che po e poche altre persone hanno modo e occasione di addirittura di combattere. Sempre rivolgendomi ai miei lettori, può richiamare in un certo senso, per esempio, Milano Tsunami, un mio romanzo più lungo ambientato nello scenario di Italia Doppelganger. Qua però c'è molto più divertimento, c'è addirittura più azione e ci sono più sfaccettature.
tra le varie creature, esseri che Nucera ha inserito nel romanzo per inguaiare questo trittico di personaggi, Filippo, Alessandro e Camilla, che funzionano molto bene con dinamiche, lo ripeto ancora una volta, un po' da film che divertono e fanno da volta pagina. Certo, dovete amare il genere, ripeto, questo è un libro prettamente del fantastico, quindi inserisce tutto questo genere di creature in un ambito normale, ma subito dovete entrare nell'ottica che esiste questo dualismo tra mondo reale, anzi mondo nascosto e mondo percepito, e dovete accettare appunto di avere a che fare per, adesso vi dico il numero di pagine, 300 pagine circa con vampiri, licantropi, maghi, sciamani che interagiscono con gli esseri umani che riescono a, per loro malgrado o per loro sfortuna, a percepirli. Il libro è molto divertente, si propone di fare cosa? Di intrattenere, ci riesce? Assolutamente sì. Assolutamente sì, è un libro che non tradisce le attese, già dalla copertina, dal titolo, molto importante, che spesso viene un po' trascurato nelle recensioni, il titolo, dico, ti dà al lettore un'esatta aspettativa di cosa può trovare in queste pagine, e l'aspettativa è assolutamente rispettata. Quindi, se non amate storie leggere, divertenti, se cercate qualcosa di profondo, di esistenziale, questo probabilmente non è il libro che fa per voi. Se cercate puro intrattenimento, qualche giorno di sfrenata fantasia, di battute e citazioni nerd, allora Grosso Guaio a Los Angeles è sicuramente una lettura che potrà piacervi. La copertina, visto che lo citate, è di Gian Maria Caschetto, l'editore è Associazione Culturale Nero Caffè, Nero Press Edizioni, è un libro uscito nel 2022, quindi fresco fresco, per quanto possa essere fresco un libro che oramai la vita, ahimè, dei nostri libri si riduce a poche settimane prima di rischiare di finire nel dimenticatoio. Ma noi per questo ne parliamo, perché non vogliamo che i buoni libri passino inosservati. Nota di colore molto apprezzata. Ci sono delle schede del personaggio, nel caso, dice chi le ha realizzate, vi venisse la malsana idea di giocare un'avventura ispirata al libro. Le schede sono davvero molto carine. Le vedete? Quei personaggi, descritti per nome, ruolo, debolezza, attributi, fascino, sociopatia, sfiga, forza, agilità, carisma, livello nerd, sopravvivenza. Insomma, delle cose gustosissime, delle aggiunte gradevoli che proprio faranno felici i nerd, i giocatori di ruolo e anche chi cerca nei libri di carta qualcosa di particolare. Come al solito, vi lascio il link in descrizione. Se volete comprarlo, passate da lì, non vi ripeto il perché, voi non spenderete nulla di più. Se mi volete lasciare un like, aiuterete il canale a crescere, perché ogni like mette in risalto il canale stesso agli occhi del terribile algoritmo di YouTube. Quindi un like è davvero sempre gradito. Ricordatelo anche per tutti gli altri video, se vi va. Costa pochissimo e per me è molto prezioso. Tutto qui. Ci sentiamo alla prossima, chissà con quale argomento e chissà con quale tipologia di recensione, video, film, quant'altro. Chi lo sa, seguitemi, lo scoprirete.